In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola: il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi, e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola, ed egli disse: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio, i semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola del loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici, credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano soffocare dalle preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola, con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, sabato 18 di settembre, 18° giorno della contemplazione al mese degli angeli, avanti con il pensiero di San Pio, che oggi tratterà di un problema piuttosto particolare, quello che è l'essere buon cristiano rispetto al non offendere le persone, né con la lingua né con i propri gesti o i propri modi di essere. Molte volte noi abbiamo il nostro comportamento che può urtare le persone e noi possiamo dire: ma è il mio carattere, io non faccio del male a nessuno. E invece quel modo di essere che può urtare le persone fa del male non solo agli altri ma anche a noi stessi, perché comunque non ci rende dei buoni cristiani. Il santo di oggi, che sarebbero in pratica due beati, sono il beato Davide Ochedo e il beato Gildo Irua. Si parla di ragazzi che probabilmente hanno uno 12 anni e l'altro 18, quindi veramente dei cuccioli di uomo che vanno in missione, vanno a portare la parola di Gesù in una terra ostile e moriranno appunto in quella terra, ma lasceranno un grandissimo ricordo, un ricordo che è di due persone che si sono spese per il bene del prossimo, soprattutto per quello dei ragazzi. Ecco, sono persone che non hanno avuto nessun timore, sapendo di andare a rischiare. È qui che forse si incastra bene anche il Vangelo di oggi, dove il Signore ci dice: attenzione, quel seme che deve essere maturato deve cadere nel terreno buono, e quel terreno buono deve fruttare. E loro erano un terreno buono, non hanno guardato il fatto di essere giovani, non hanno guardato il fatto di essere nel rischio, ma hanno visto quello che è la vera vita, quella di essere in Gesù, e hanno portato avanti la loro esistenza. È bellissimo pensare che queste persone oggi veramente parlano come il Vangelo avrebbe dovuto parlare: andare avanti verso Cristo sempre con quello che noi ci sentiamo dentro, con quella parola vera, con quel modo vero di essere portatori di Gesù. Poi è vero, naturalmente non tutti possono in qualche maniera così essere portatori del Vangelo in un contesto del genere, perché poi non ci viene richiesto. Però, come dice appunto la narrazione che potrete ascoltare, questi due ragazzi avevano messo d'accordo tutti, pagani, protestanti, cioè di tutto, anche le persone che erano ostili, alla fine
raccontavano di due ragazzi che veramente avevano fatto del bene. E qui veramente oggi va tutto in linea il pensiero di San Pio, che ci dice: attenzione, devi comportarti bene, perché comunque alla fin fine c'è un ritorno. E così anche il Vangelo di oggi: devi seminare la parola buona, devi seminarla sempre, e loro l'hanno seminata. A ognuno poi il suo, non tutti faremo la fine dei martiri, però ognuno ha la possibilità di portare la parola buona. Quindi oggi veramente è una giornata particolare, perché riusciamo a far coincidere tutto. Lo Spirito parla una voce sola e probabilmente oggi ha parlato, e penso che sia questo un po' la testimonianza che dobbiamo dare in questa giornata: essere persone che parlano di Gesù, ma parlare, ma soprattutto fare in modo che veramente si riesca a mettere d'accordo tutti, perché è vero che tutti quanti abbiamo dei pensieri diversi l'uno dall'altro, abbiamo delle credenze che forse ci mettono in contrasto l'uno con l'altro, ma se ci comportassimo bene tutti quanti, nessuno avrebbe da dire niente, e forse il primo a dire grazie sarebbe veramente il Signore, non solo quelle persone che vengono aiutate. Quindi spero che oggi veramente lo Spirito possa scendere su di noi e darci quella capacità di comportarci bene, ma di parlare meglio. Sia lodato Gesù Cristo. Yeah.